l'unico ad avere una bozza di piano operativo condiviso per la riapertura a gennaio delle scuole, al 75% in presenza col trasporto studenti al 50% di capienza, è il prefetto di Trieste Valenti che al termine del nuovo incontro con Ufficio Scolastico Regionale, TPL, Ferrovie, Sindaci, Regione e Ministero delle Infrastrutture afferma di riuscire a chiudere la partita entro il fine settimana, al più tardi lunedì. Si è deciso per gli ingressi scaglionati su due turni. La divisione in due fasce orarie, alle 8 e alle 9 di ingresso, quindi con relativo spostamento per quanto riguarda l'uscita, degli studenti nelle scuole superiori. Il raggruppamento in poli scolastici di alcuni di questi istituti che logisticamente sono vicini, e per questi l'ulteriore suddivisione in mezz'ore in modo tale da poter concentrare un maggior numero di corse. Nei prossimi giorni il piano sarà integrato con le scuole slovene che in prima battuta, segnala Valenti, per una svista non sono state coinvolte, ne sarà subito data comunicazione a tutte le scuole e famiglie. È previsto anche il suo monitoraggio nei primi 15 giorni dall'avvio. Ancora al lavoro i prefetti delle altre province, i cui territori, diversamente che da Trieste, servita dal solo trasporto urbano, sono più ampi e necessitano di una pianificazione più complessa. Per Udine si punta sugli ingressi scaglionati alle 8 e alle 10. Per il prefetto Ciuni, l'unica via praticabile, al contrario del potenziamento dell'extraurbano proposto dai presidi, che forse non sarà necessario, afferma Ciuni, ritenendo di poter giungere a una sintesi entro venerdì. Stessa situazione al tavolo avviato dal prefetto di Gorizia Marchesiello, dove APT ha dato la massima disponibilità a lavorare su due turni e a potenziare i mezzi, ma manca ancora la condivisione col mondo della scuola e la certezza delle risorse. A Pordenone si è deciso invece di lasciare invariato l'orario d'ingresso per tutti, fa sapere il prefetto Lione, e di potenziare il servizio trasporto con 30 mezzi in più attraverso ricorso ai privati, a suo dire finanziato da fondi statali. Resta da definire come evitare gli assembramenti in entrata e uscita dalle scuole, nodo che sarà affrontato a un nuovo incontro in programma martedì prossimo.